Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi, ma solo di quelli che costano poco. Quello di oggi sarà un video ricchissimo perché siamo ufficialmente entrati nella settimana del Black Friday e siccome 24 ore di sconti non bastavano, adesso vi beccate 7 giorni interi di offerte imperdibili. Noi oggi ci concentreremo unicamente sulle offerte digitali presenti sul Nintendo eShop, appoggiandoci a Deku Deals, un sito perfetto per trovare le migliori offerte su Switch. Ma se siete in cerca di affari videoludici sulle edizioni fisiche Nintendo e non solo, magari perché siete collezionisti o magari perché vi volete portare un po' avanti con il lavoro e fare già qualche regalo di Natale, il consiglio è quello di entrare nel canale Telegram delle offerte Poracce, dove già da oggi ho iniziato a segnalare le migliori offerte presenti su Amazon. Vi lascio il link in descrizione e vi ricordo che acquistare tramite le offerte Poracce è il modo migliore e più semplice per supportare il canale. A voi non cambia niente e a me entra una piccola commissione da Amazon. Detto questo, ho parlato anche troppo, mettetevi subito in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri social SSS. In descrizione trovate tutti quanti i link. Bene, ho detto tutto, ini ZZZ, yamo! Per chi fosse nuovo, adesso farò una rapida introduzione a Deku Deals, se invece siete dei poracci di vecchia data. Come al solito il video è già diviso in capitoli, quindi potete skippare direttamente alla sezione dove parlo dei migliori sconti. Bene, Deku Deals, di cosa si tratta? È un sito che principalmente si occupa di organizzare quel girone infernale che noi comuni mortali chiamiamo Nintendo eShop e rende molto più semplice navigare all'interno dello store digitale di Nintendo. Questa piattaforma è utilissima per affinare le proprie ricerche secondo un gran numero di filtri, li vedete qua sulla colonna sinistra, e anche per tenere traccia dello storico dei prezzi. Ad esempio per me la funzione più interessante è quella che segnala se si tratta del prezzo più basso di sempre, vedete? È indicato come lowest price ever e questo indica sostanzialmente che si tratta sì effettivamente di un affare che non si è mai visto prima, altrimenti invece si tratta probabilmente di uno di quei titoli che va frequentemente in sconto e non si tratta affatto di una novità. Io oggi passerò in rassegna le prime 10 pagine della categoria Hottest Deals, cioè ovvero gli affari del momento, e cercherò di introdurvi brevemente ai giochi che secondo me vale la pena recuperare. Va da sé però che poi starà a voi informarvi al meglio su ogni titolo. Ad esempio, entrando nella scheda prodotto di un gioco in particolare, potete subito notare tutte le informazioni più importanti, sempre qua sulla sinistra, e qui veramente trovate tantissime informazioni fondamentali, tra cui qual è il reale prezzo, quanto pesa il download, la media Metacritic, quanto ci si mette a completare il gioco, se si tratta di un single player o di un multiplayer, e in più al centro avete anche lo storico dei prezzi per vedere effettivamente la fluttuazione di ogni singolo gioco. E direi che già qui è abbastanza per farsi un'idea se effettivamente il gioco può interessare o meno. Comunque, può essere tranquillamente che dei titoli mi scapperanno e aspetto le vostre segnalazioni qua sotto nei commenti come al solito. Bene, direi di iniziare aggiungendo subito il primo e unico filtro, ovvero togliamo le copie fisiche e mettiamo soltanto i giochi digitali e iniziamo a esplorare la categoria Hottest Deals e si inizia subito con il mitico Ori and the Will of the Wisps, con tantissime S. Un Metroidvania stravalido, nato in realtà all'interno dell'ecosistema Microsoft su Xbox e poi portato anche su Nintendo Switch. Il prezzo è super abbordabile, 10 euro è ottimo, esiste una versione fisica ma penso costi un pochino di più. La cosa però è che questo qua si tratta in realtà del secondo capitolo della serie Ori. In generale vi consiglierei prima di giocarvi Ori and the Blind Forest, però comunque potete sempre prendere questo titolo adesso che è scontato e al prezzo più basso di sempre e poi magari metterlo nel backlog e giocarlo in un secondo momento. Attenzione, attenzione, prezzo più basso di sempre anche per Disco Elysium e questo è un titolo che sto tenendo d'occhio da parecchio tempo. Inizia a farsi interessante a meno di 18 euro. Si tratta di un RPG vecchio stampo narrativo, prettamente narrativo, che sovverte un po' i canoni di giochi di ruolo classici. Ne ho solo sentito parlare un gran bene. Penso che addirittura adesso costi meno qua su Switch che su Steam. E se fossi in voi ci farei un pensierino. Però molto importante, fate attenzione, perché come potete vedere, segnalato anche su Deku Deals,
tra le lingue supportate non c'è l'italiano. Trattandosi di un RPG con tantissimi testi, con tantissimi dialoghi e anche in un inglese non semplicissimo, o sapete la lingua inglese, portoghese, spagnolo, russo, eccetera, eccetera, anche il coreano, altrimenti se volete un gioco in italiano lasciate perdere, perché qua vi scontrate per forza con la barriera linguistica. Poi assolutamente The Last Campfire da prendere a occhi chiusi, è quello che farò io, ho aspettato tantissimo, ora a 3 euro finalmente si può fare, un puzzle game che ha qualcosa che ricorda i momenti adventure e non action degli Zelda classici, quelli in due dimensioni, e tra l'altro è fatto da Hello Games, che sono gli stessi autori di No Man's Sky, che a un certo punto nel 2020 si sono voluti concentrare su un progetto di scala molto più piccola, molto più contenuta rispetto al mastodontico No Man's Sky, e ne è uscito fuori questo giochino molto carino. Giochino non è in senso dispregiativo, ma si tratta appunto di un'avventura molto contenuta. Magari 15 euro sono un po' troppi da spenderci sopra, però insomma per 3 euro uno si prende anche il rischio tranquillamente di sbagliare. C'è Bloodstained, io ve lo consiglio se vi piacciono i Metroidvania, un po' il successore spirituale di Castlevania, anche perché nasce come un progetto Kickstarter messo in piedi dal papà di Symphony of the Night, però io l'ultima volta che l'ho giocato su Switch c'erano parecchi problemi, bug grafici, eccetera, eccetera, non so se hanno risolto la situazione. 14 euro è un prezzo invitante, ma forse non mi strapperei i capelli per questa cosa. Se siete tra gli appassionati della serie Monster Hunter, 19,99 è un ottimo prezzo, però fate attenzione perché qui non è inclusa l'espansione, mentre su Amazon molto spesso va in sconto l'edizione gioco fisico base più espansione DLC, che lo trovate circa una quarantina, cinquantina di euro mi sembra, quindi forse io darei priorità alla versione fisica. Poi andando avanti, un altro acquisto che io farò proprio a occhi chiusi anche questa volta, si tratta di Lost in Random. Anche questo è un titolo che sto tenendo d'occhio da tantissimo tempo, uno di quei giochi appunto che viene proposto sì a prezzo budget, ma è quel prezzo budget che ti tiene sempre un po' ancorato lì. L'ultima volta ho titubato perché si trattava già di uno sconto interessante, infatti era finito intorno ai 15 euro, possiamo vedere dallo storico di Deco Deals. Ora poracci 6 euro, questo action adventure in terza persona con elementi randomici inseriti all'interno del combat system, io me lo sparo assolutamente su Switch, non so come la conversione, in realtà si tratta di un action in 3D, quindi c'è possibilità che Mari non funzioni benissimo su Switch, purtroppo siamo abituati non benissimo per quando si tratta di conversioni del genere. Si tratta comunque di una produzione al limite dell'indie, perché comunque dietro c'è Zoink Games, che è uno studio, non so se ha chiuso, però comunque è uno studio molto piccolo, che però in questo caso dietro alla produzione c'è Electronic Arts con la sua etichetta dedicata alle produzioni un po' più piccole, mi sembra si chiami Originals o qualcosa del genere. E quindi insomma si tratta proprio di un esperimento strano, molto particolare. Io Zoink Games, i giochi precedenti li ho apprezzati molto, mi piace il modo in cui scrivono, mi piace soprattutto l'art style che ricorda un po' delle atmosfere alla Tim Burton, per questo Lost in Random per me è da provare e stavolta lo prendo anche io. Grease ve l'ho consigliato un centinaio di volte. Chris Tales è una cosa che 8 euro sì, non costa tantissimo, però non lo so, poracci, è il prezzo più basso di sempre. Io l'ho provato su Game Pass, è un RPG occidentale però in stile nipponico, non mi ha fatto impazzire, c'è qualcosa nello stile grafico che proprio non mi ha convinto. Poi abbiamo, vabbè, Octopath Traveler, ma non si tratta del prezzo più basso di sempre. È così invece per Metroid Dread, capolavoro assoluto, capolavoro anzi, però attenzione perché 39,99 ci avviciniamo molto a quanto si trova scontato con in versione fisica. Vedete voi a cosa dare la priorità, io per 5-10 euro in più, non lo so, forse preferirei avercelo fisico. Abbiamo il prezzo più basso di sempre per Persona 5 Strikers, e magari fateci un pensierino, io lo comprerei fisico anche perché ormai si trova abbastanza facilmente intorno ai 20-30 euro, ma siccome oggi per il Black Friday è andato in sconto Persona 5 Royal, che è il gioco principale, questo qua è il seguito in stile Musou, come può essere l'era della calamità per Breath of the Wild,
Vi prendete questo, lo mettete da parte, vi comprate anche in sconto Persona 5 Royal e avete l'esperienza completa da giocare in portabilità su Switch. Tanti titoli interessanti ma prezzi già visti. Abbiamo il prezzo più basso di sempre per Triangle Strategy, vale sempre lo stesso discorso, guardate prima se c'è la versione fisica, perché comunque 40€ sì, sarà il prezzo più basso di sempre su eShop, però non è neanche così conveniente. Parecchie cose interessanti e poi arriva Toem, ve ne ho parlato mi sembra anche l'ultima volta, ve lo ribadisco perché ancora una volta il gioco è scontato ancora di più. L'ho giocato recentemente su PlayStation Plus, lo davano agli abbonati al tier Essential, mi sembra fosse uno dei giochi offerti proprio gratuitamente a tutti quanti quelli che hanno un abbonamento anche a livello base. Si tratta di un'avventura fotografica bellissima, super rilassante, divertente, con uno stile minimalista ma estremamente peculiare, molto caratteristico. L'ho trovato un'esperienza fresca e appunto rilassante, non c'è da dire molto. 8€ ce li, no, 7€ e 20 centesimi ce li spenderei senza problemi. Ovviamente cliccate e scoprite subito che si tratta di un gioco, comunque vi dura 3 ore 5 ore e mezza se volete fare i completisti. Non aspettatevi il capolavoro della vita, però non è che tutti i giochi devono essere capolavori, ci sono anche esperienze minori, più piccole, che danno comunque la loro soddisfazione, no? Andando avanti, abbiamo il prezzo più basso di sempre per Crash Bandicoot 4, però mi ricordo chiaramente una settimana fa, 2 settimane fa, era in super sconto su Amazon e si prendeva intorno a questo prezzo, se non addirittura di meno, quindi io non mi farei prendere dalla fretta. Tetris Connected non l'ho mai provato, ma se siete amanti dei puzzle game, dicono che questa sia una versione fighissima dello storico Tetris. Poi abbiamo, vabbè, questo platform indie abbastanza sfigatello che si chiama Super Mario Odyssey. Non ve lo consiglio. Carino, ma bene, ma non benissimo. Troppo ancora per No More Heroes 3, che in edizione fisica viene scontato molto spesso di più. The Messenger ve lo consiglio sempre, 8€, compratelo perché è un grandissimo omaggio sia agli action adventure 8-bit sia a quelli dell'era Super Nintendo, e poi la seconda metà diventa un Metroidvania fighissimo. Gioco geniale, e tra l'altro verrà presto, questo universo narrativo iniziato con The Messenger verrà espanso con Sea of Stars, che è un JRPG ispirato invece non a quell'epoca degli action adventure, ma ai JRPG dell'epoca, ovvero è chiaramente Sea of Stars è proprio una lettera d'amore a Chrono Trigger. Quindi giocatevi The Messenger, e andando avanti, prezzi già visti, comunque tutti i titoloni, Donkey Kong Country Tropical Freeze, uno dei migliori platform di sempre, non della Switch, ma proprio in assoluto, grandissimo Bravely Default 2 per gli amanti di JRPG, Little Nightmares 2, 10€, porca miseria, se vi piacciono i cinematic platform alla Limbo, Inside, volete spendere qualcosina in più dei soliti 1-2€ a cui vengono scontati le due produzioni di Playdead, Little Nightmares, anche se partire dal secondo va benissimo. Attenzione, c'è Snake Pass, che per 3€, un po' di curiosità me la mette, è un puzzle game basato sulla fisica di questo serpentone. Non l'ho mai giocato, però me lo ricordo perché era uno dei pochi giochi validi a essere presenti su Switch al lancio. Ci stavano a giocare Mario Kart, Zelda e qualcosina sull'eShop. L'unica cosa interessante sull'eShop era Snake Pass, e mi ricordo che tutti quanti l'hanno comprato perché sostanzialmente dopo aver provato Zelda la gente voleva qualcos'altro, non c'era il nulla, e quindi andavano di Snake Pass. C'era anche Rayman, vabbè, comunque c'era poca roba. Tales of Iron ve ne parlo tantissimo e molto spesso, il prezzo più basso di sempre. È un gioco molto particolare, una sorta di Souls-like in 2D, dove il protagonista è un ratto che deve vendicare la morte del padre, che era il re della tribù dei ratti, contro le malefiche rane. È un gioco molto particolare, trovate la mia recensione su EveryEye, l'ho fatto un annetto fa circa. Ci sta, e nella versione originale la storia è narrata dalla voce di Geralt di The Witcher. Diciamo che a livello atmosferico ci sta parecchio. Attenzione, questo è proprio straconsigliato al 100%, anche questo mi sa che me lo accaparro, perché prezzo più basso di sempre per la Castlevania Advance Collection, ovvero la collection che include ben 3 capitoli dell'era Game Boy Advance della serie di Castlevania. Non mi chiedete di dire nomi perché ogni volta mi confondo, c'ho proprio un bug per quanto riguarda questi 3 giochi. Ah, e comunque include anche Dracula X, che non mi ricordo, forse era la versione giapponese di qualche altro titolo, non lo so. Comunque in totale i giochi sono 4, comunque i 3 per uscire su Game Boy Advance sono comunque 3 grandissime pietre miliari di Metroidvania
portatili. Come potete vedere, anche il runtime, quanto ci si mette a finirli, è bello corposo. Per 10 euro vi portate a casa oltre 20 ore di gioco se li fate proprio in modo sbrigativo, quindi ci sta. Ecco, ci stanno Circle of Moon, Harmony of Dissonance e Area of Sorrow, e in più c'è anche Dragula X, che era per Super Nintendo, che è una sorta di remake, remaster di Rondo of Blood. Quindi straconsigliata Advance Collection, anche perché purtroppo non esiste una versione fisica, anche se sospetto che prima o poi Limited Run Games ne tirerà fuori qualcosa, se non Limited Run Games qualcuno per loro. Poi l'ho visto prima e sono andato a informarmi, ed effettivamente ho avuto la conferma che questo Eldest Souls è super super interessante, ed è una sorta di Souls-like in due dimensioni che viene venduto come una sorta di boss rush. Infatti gli unici combattimenti saranno delle boss fight, non ci sono dei nemici secondari, però c'è anche tanto tanto mondo da esplorare, c'è tanta esplorazione che sconfina, come un po' da tradizione dei Souls-like, in delle mappe che ricordano un po' il groviglio dei Metroidvania. È fatto da 4 persone, 2 inglesi e 2 italiani, mi sembra, non lo so, è un titolo che mi ha completamente passato oltre, non me ne sono proprio accorto che è uscito, ma sembra super interessante. Mi ricorda graficamente Hyper Light Drifter, una pixel art super ispirata, e non lo so, secondo me è uno di quei titoli, soprattutto a 8 euro, che uno dice sì, diamogli una chance e supportiamo il mondo indie. Se vi piacciono i gestionali, Two Point Hospital è il seguito spirituale Team Hospital. Mi sono un po' informato che su Switch il gioco gira bene, sono un po' scomodi i comandi perché si tratta ovviamente di un titolo pensato per un'interfaccia mouse più tastiera. Questo è il prezzo più basso di sempre e ho controllato la Jumbo Edition. È un'edizione che comprende anche 2 DLC principali, ma in realtà non c'è tutto il side content che è stato aggiunto nella versione PC da quando il gioco è stato pubblicato. Quindi vi direi, è praticamente un'edizione definitiva dove però manca qualcosina, quindi un po' è un peccato. Anzi, se avete voglia di giocare un gestionale in portatile, questo qua potrebbe essere super interessante. Poi, se siete affezionati alla serie Team Hospital, Team Park, se vi ricordate la Bullfrog, insomma, vabbè, qui apriamo tutto un capitolo a parte, ma non c'è abbastanza tempo. Vi consiglio, il prezzo non è basso, però è un bellissimo sconto, Shovel Knight Treasure Trove. Penso sia il prezzo più basso di sempre, vediamo. No, ok, non è il prezzo più basso di sempre, perché c'è stato il 20 maggio 2019, probabilmente per 3 decimi di secondo, il gioco è stato scontato a 12,49 euro, adesso viene venduto intorno ai 20. Vedete, questa qua è un bel tool per rendersi conto che sì, il gioco è scontato, eppure bene, però non è il prezzo più basso di sempre, quindi uno può sempre sperare che qualcosa del genere accada nuovamente. Comunque si tratta di una collection di 4-5 giochi appartenenti alla serie di Shovel Knight, che è una sorta di action adventure platform che proprio riprende l'estetica degli 8-bit dell'era NES. Io non l'ho mai giocato e sono di questo mi pento tantissimo, perché tutti i titoli, tranne l'ultimo che ho sentito, insomma, dei pareri contrastanti di Shovel Knight, sono sempre stati recepiti in modo super super positivo, e soprattutto non tutti sono degli action adventure, dei platform, ma gli sviluppatori hanno esplorato diversi regni del gaming e ogni volta sembra abbiano fatto centro. La curiosità è tanta, il prezzo non è basso in assoluto, però se pensate che sono 4-5 giochi, prezzo di 20 euro, inizia a essere interessante l'offerta. Certo, 12,49 euro era tutta un'altra cosa. Qui vedete Inside, come non l'avevo visto, ma me lo immaginavo, era che sarebbe stato scontato ai classici 1,99 euro, 1 euro a cui viene scontato sempre. Prezzo più basso di sempre per Valkyria Chronicles 4, se vi piacciono i JRPG tattici con un'estetica anime, questo qua è perfetto. Persona 5 Royal è un buon prezzo, ma si trova di meno in edizioni fisiche adesso per gli sconti fatti da Amazon, già segnalati nel gruppo delle offerte poracce. Katana Zero ve lo consiglio sempre, ma ve lo riconsiglio anche questa volta, anche se poi lo sconto è sempre lo stesso. Se non l'avete preso la volta scorsa, prendetelo questa volta. Mario Rabbids Kingdom Battle, 17,99? Sì e no, vi direi prendete edizione fisica, ma ormai delle edizioni fisiche principalmente si trova quella che all'interno ha un download code, che per me sono dei veri abomini.
delle custodie con dentro un codice DLC. Il prezzo è abbastanza buono, non so se sia mai stato venduto a di meno, non credo, o comunque siamo sempre lì. No, a 9,99 è stato venduto, attenzione. No, allora vi dico di aspettare uno sconto migliore. Nell'attesa potete vedere se vengono fatte delle offerte per il suo seguito appena uscito, Sparks of Hope, che vi straconsiglio. Giocato, finito e adorato, bellissimo. Iconoclast, ve lo straconsiglio, però qua dovete sapere molto bene l'inglese. Tra le tante cose, qua ci sono un po' di titoli interessanti. Vabbè, Shin Megami Tensei 5, capolavoro, però 39,99. Oddio, le copie fisiche non sono facilissime da recuperare, potete fare un pensierino sul digitale, effettivamente il prezzo è tra i migliori a cui potete trovare Shin Megami Tensei 5, però sarà un blocco mio, sarà che sono un boomer. 40 euro per un titolo digitale mi fa proprio strano spenderli. Quinta pagina, che abbiamo di interessante? Non saprei perché ci sono un sacco di prezzi che sono già stati proposti in passato. Attenzione, abbiamo il primo sconto per Cult of the Lamb, 19,99, è un buon prezzo, sconto non fenomenale, però sapete che vi dico, guardate che su Amazon sta per uscire l'edizione fisica, che se non sbaglio esce a dicembre o a gennaio, non mi ricordo, potrebbe mancare ancora un po'. E c'è la Collector's Edition che costa una cinquantina di euro. Sembra proprio bella, sembra proprio figa. C'è tanta curiosità di provare questo indie. E non so, uno di quei titoli che magari lo compri in digitale e poi ti penti di averlo comprato in digitale perché vorresti comprare l'edizione fisica. E quindi l'hai comprato in digitale per risparmiare 5 euro. Ma poi adesso sei tentato di ricomprarlo di nuovo e andarne a spendere altri 30, 40, e quindi, non lo so. Se non siete felicisti del fisico, 19,99 è un buon prezzo, del gioco ne parlano tutti quanti bene, e ha ricevuto anche delle candidature ai The Game Awards, quindi, insomma, non l'ultimo degli arrivati. Journey to the Savage Planet, ve lo consiglio spesso, e questo non è il prezzo più basso di sempre, comunque è un interessante Metroidvania in prima persona, e quindi è un interessante Metroid Prime, sostanzialmente. Però dall'atmosfera molto molto diversa. Non l'ho mai giocato, ma lo straconsiglio. I pochi che l'hanno giocato, tutti quanti lo straconsigliano. Quake è una grandissima remaster, remake. Comunque è un boomer shooter, andate tranquilli. Però questo prezzo l'abbiamo già visto. Stessa cosa per il platform Shantae. Prezzo già visto, ma comunque acquisto sempre consigliato. Ci sono un po' di titoli che non conosco, a parte Fighter Z, che comunque a volte è stato venduto a molto di meno. E ovviamente se sto saltando qualcosa di importantissimo, qualche bel gioco che non conosco, fatemelo sapere nei commenti. In realtà sono state 5 pagine di fuoco, già il video rischia di essere lunghissimo, quindi vediamo, cercherò di velocizzarmi un po'. Prezzo più basso di sempre per No Man's Sky, ma mi sembra che in fisico sia più o meno lo stesso prezzo. Golf Story, l'edizione fisica è solo da una collector's e costa tantissimo. Questo è un prezzo che già si è visto, ma 7,50 euro. Compratelo adesso subito, ve lo giocate, ci mettete tranquillamente qualche settimana a finirlo perché non è neanche brevissimo, e siete pronti poi per l'uscita di Sports Story questo dicembre. Perfetto. La Kawabanga Collection è straconsigliata per tutti gli appassionati di vecchia data di giochi dei Tartarughe Ninja, però in edizione fisica non è che costa tanto di più, quindi fate voi. Digimon Survive si prende solo in fisico e si lascia in celofanato, di questa cosa mi vergogno tantissimo. E Doom 64 molto spesso viene scontato a questo prezzo. Oh, abbiamo il prezzo più basso di sempre di Getsu Fumaden Undying Moon. Ah, questo mi sa che ve ne ho già parlato in passato, e questo è un altro di quei titoli che tengo d'occhio da un bel po'. Vediamo, sì, lo sconto è bello corposo. In passato è arrivato addirittura a 16,24 euro, però adesso stiamo a 15 euro. Forse aspetta ancora un pochino, l'art style è fighissimo, però sopra i 10 ancora non lo so, voglio fare il poraccio fino in fondo. Tanto abbiamo visto che ci sono già tantissimi acquisti da portare avanti. Il remake di Panzer Dragoon, mamma mia, ormai costa meno di un supplì. Vedete voi quali sono le vostre priorità nella vita. E poi la trilogy di Grand Theft Auto, però già stata scontata così in precedenza. Idem per Lego Builders Journey, che mi pare di aver capito che è un bellissimo puzzle platform, però mi sa che su Switch non gira benissimo. Holly Holly, speriamo in un Holly Holly World più che altro. Questo qua dovrebbe essere la collection dei primi due Holly Holly, che è un gioco, sono due giochi completamente diversi rispetto al World, molto più lineari, proprio basati su livelli, non hanno assolutamente un approccio open world. Vediamo un po'
diciamo, la qualità sta un po' scendendo. Ho detto così, è apparso Limbo, ovviamente non mi riferivo al Limbo. Doom 3 a 4€, ma in passato è stato venduto addirittura a 2,49€. Se mi avessero detto nei primi anni 2000 che un giorno Doom 3 l'avrebbero venduto a 2,49€, sarei scoppiato a ridere. Invece è pazzesco. Lo dico solo perché Doom 3 era tipo il benchmark insieme a Half-Life 2 del wow grafico, cioè era proprio impressionante, e soprattutto era complicatissimo da farlo girare sui PC. Servivano i PC di fascia alta, e io e i miei amici eravamo scannatissimi, e quindi era veramente un problema. E poi è uno di quei giochi di cui si è parlato tantissimo, come Half-Life 2, tra beta, leak, eccetera eccetera. Vabbè, è un gioco che ha segnato proprio il mio immaginario da giocatore PCista. Infatti sono andato subito sulle console. Vediamo, nel momento in cui inizio a parlare della mia avventura su PC, probabilmente è perché c'è veramente poco da consigliare arrivati a questo punto, o almeno poche cose che io conosco effettivamente. La Fantasy Reverie Series di Clonoa, $29.99. Comunque, per me si tratta di un gioco da comprare fisico, però le due remaster sono super interessanti perché prendono quello che è stato fatto su Wii, ovvero il remake del primo, e mettono in alta risoluzione tutti gli asset, tutte le texture eccetera eccetera. Ne escono fuori due platform che vanno riscoperti, mentre per esempio per un Pac-Man World vi potrei dire: guardate che effettivamente la struttura di gioco risente parecchio del tempo che è passato, non è invecchiato benissimo come gioco. I due Clonoa conservano un fascino e una magia che, nonostante gli evidenti limiti, questa magia è ancora intatta, e io ve lo consiglio. Certo, €30 non sono pochi, magari ad occhiate, che ne so, la versione fisica usata o anche altre console, però tra la marea di remaster e remake che sono stati fatti in questo periodo, questo forse è quello più apprezzato, anche perché non sono così semplici da recuperare i due Clonoa, quindi port approved. Non so cosa sia BDSM, Big Drunk Satanic Massacre, ma dal titolo e dalla copertina lo straconsiglio proprio senza pensarci su due volte. Abbiamo altri titoli: Shovel Knight, Achtung Cthulhu, ignoro completamente cosa sia, però gran titolo. E niente ragazzi, io direi che ci avviciniamo alla conclusione, vediamo se becco proprio qualcosa di folgorante in ultima pagina, cioè la decima. Cinemara X è un bel shoot 'em up. Oh, eccolo, chiudiamo con questo. Sì, chiudo consigliandovi Demon Turf, una platform in 3D dallo stile molto particolare che ancora non ho provato, metapino, ma non fidatevi di Metacritic, fidatevi di Porocritic. Ne ho sentito parlare super bene perché mi sembra una di quelle, di aver capito che è una di quelle produzioni super indie, cioè fatte tipo da una persona, che riescono a capire perfettamente come dovrebbero essere i comandi e la sensazione di movimento in un platform open world, in un platform 3D. Non lasciatevi ingannare dalla veste grafica che magari vi fa pensare si tratti di una produzione cheap. In realtà sì, è una produzione dove ci stanno due lire dietro, però il feeling di gioco e la robustezza del gameplay fanno sì che sia un titolo da provare, soprattutto o forse solo se siete dei grandi appassionati di platform. Ecco, se vi è piaciuto il sistema di movimento di Super Mario Odyssey, quella sensazione di libertà che si ha nel poter essere creativi nel concatenare vari salti e cose del genere, Demon Turf potrebbe essere un buon secondo piatto dopo Super Mario Odyssey. Tra l'altro potrei aver fatto la follia 6 mesi fa e aver ordinato l'edizione fisica da Limited Run Games, e su questa mia confessione vergognosa direi che ci avviciniamo alla conclusione. Spero che queste segnalazioni vi siano tornate utili. Mi raccomando, vi aspetto nei commenti per sapere se ci sono altri titoli che avete visto in sconto e che secondo voi andrebbero presi in considerazione per essere acquistati durante questa settimana del Black Friday. E niente, non mi resta che augurarvi un buon weekend. Domani è il mio compleanno, quindi mi raccomando, fatemi gli auguri, non so come, qua sotto nei commenti fatemeli. Grazie per tutto quanto, per il supporto. Oggi sono esattamente 5 anni che ho aperto il canale e mi sembra assurdo essere arrivato a questo punto. Non potete capire quanto è incredibile per me essere riuscito a mettere in piedi una cosa del genere e sapere che c'è così tanta gente che si diverte con i miei video e torna a vedere i miei video e mi ascolta, parla, pazzesco. Cioè, per me è veramente pazzesco e non vi ringrazierò mai abbastanza. E niente, grazie, fate i bravi, riposatevi dormendo sonni tranquilli, ma soprattutto porate duro. Io
sono il Poro Black Friday, Michele Deco Deals. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Per arrivare da un punto A a un punto B, solitamente più sopraelevato, si dice più sopraelevato, non credo, non.